Giornata storica per il lago di Garda, giornata storica per il comune di Castelnuovo del Garda, che vedrà la prima tratta la Zise Castelnuovo del Garda, ma io qui sono nella duplice veste anche di presidente di ATS Garda Ambiente. La sponda veronese fa da traino e lancia questo messaggio alla sponda bresciana che noi siamo finalmente partiti e quindi iniziamo questo progetto, quindi un progetto lungimirante che ci darà veramente ottime prospettive per il futuro dell'intero lago di Garda. Notizie importantissime della sponda bresciana. La sponda bresciana, dopo aver passato l'impasse burocratico grazie alla nomina da parte del governo del prefetto Attilio Visconti come commissario e quindi della scelta come luogo del depuratore Gavardo Montichiari, adesso si è posta un obiettivo. L'obiettivo è finire la conclusione della progettazione di tutte le attività amministrative entro marzo 2023 con un programma ben definito. Adesso sottoscrizione della convenzione fra il commissario Atto Brescia e Acque Bresciane. Acque Bresciane avrà l'incarico della progettazione e del nuovo collettore e dei nuovi depuratori. Gennaio 2022, dopodomani quindi, conferirà incarico Acque Bresciane ai tecnici esterni per la progettazione definitiva. Andremo a ottobre 2022 con il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, per poi arrivare nel novembre del 2022 all'avvio dell'iter del cosiddetto PAUR, ossia del provvedimento autorizzativo unico regionale da parte della provincia di Brescia. Si concluderà questa conclusione con il consiglio di amministrazione di Ato Brescia che approverà il progetto e poi con la dichiarazione si avrà la dichiarazione di pubblica utilità e la variante urbanistica.